Noi ci troviamo adesso sullo Ionio a Sant'Isidoro, ma ci spostiamo verso la perla dell'Adriatico, a Castro. Il suo mare limpido, insignito ogni anno della bandiera blu, le sue coste frastagliate, la sua meravigliosa grotta Sinsulusa ne fanno sì che Castro sia una delle mete privilegiate da tantissimi turisti e una delle coste più belle del Salento. Suggestivo anche il suo centro storico, con i suoi vicoletti, il suo castello, i suoi artigiani, ma siamo stati anche insieme ai pescatori e noi ringraziamo tanto Antonio perché ci ha fatto visitare Castro anche dal mare. Nelle perle del Salento, soprattutto d'estate, è Castro. La bellezza di Castro è fatta di panorami straordinari, di viste suggestive sul mare, ma ci sono anche tante altre cose da vedere. Ciao Daniela, Daniela Vizzino, la nostra guida, portaci a scoprire Castro. Qui nel centro storico costeggiamo le imponenti mura del castello. Qui siamo sulla parte alta del castello, nato a difesa della stessa città di Castro per eventuali attacchi da parte di turchi, saraceni o gli stessi pirati. E nel corso dei secoli poi, proprio per ampliare ancora di più la difesa della stessa città, si è ampliato anche il castello stesso. Qui siamo nei sotterranei del castello, recentemente recuperato e finalmente aperto al pubblico anche con delle attività culturali durante tutto l'anno. E qui arriviamo nel cuore di Castro e ci troviamo davanti alla splendida cattedrale, intitolata alla Madonna Assunta. Proprio la settimana scorsa ci sono stati festeggiamenti, infatti vediamo ancora qui l'altare, il baldacchino. Nel corso dei secoli questa cattedrale ha subito dei rifacimenti, infatti anche la stessa copertura della cattedrale è completamente differente da quella che doveva essere in origine, di cui rimane traccia qui nella parte dell'altare maggiore. Interessante è questa teca che custodisce le reliquie di Santa Dorotea. La navata centrale della chiesa, della cattedrale, è priva di altari, e invece qui c'è un'esplosione veramente ammirevole di quello che è chiamato e conosciuto come il barocco leccese. Interessanti e di pregevole fattura sono queste statue in cartapesta, questa che rappresenta la Madonna Assunta con una meravigliosa corona in argento. Qui abbiamo la Madonna dei Sette Dolori, sempre chiusa nella teca, e la Santa Dorotea. Cattedrale di epoca romanica, all'interno si è perso quello che era veramente lo stile, l'origine della chiesa, invece lo notiamo nell'architettura esterna, soprattutto nella cripta che è stata appena restaurata, dove ci possiamo ammirare dei pregevoli affreschi. Ed eccola la cripta, proprio adiacente alla cattedrale. Ci ha restituito veramente una testimonianza di quella che è stata l'arte greco-bizantina nel nostro territorio. E proprio qui nel cuore di Castro incontriamo Angelo. Ciao. Che è un vero artista, artigiano. Ciao. Della Ciao. Ceramica, hai detto. Ceramica, sì, terracotta smaltata. Io sono un autodidatta, ho iniziato 10 anni fa da una passione, la passione per il disegno, per i colori, e poi visto che vivo in un posto così bello, chiaramente sono riuscito a tirar fuori queste bellezze da questa ceramica, no? Grazie a aglio. Niente, praticamente è un aglio, ha la forma di un aglio, e poi c'è questa griglia sulla quale poi l'aglio viene spremuto. E la cosa bella è che si evita l'intossicazione dall'acidità dovuta all'acciaio del coltello.
questa è una peculiarità di questo oggetto. È un paesaggio notturno con il classico pescatore con la lampara, che ancora esiste nei nostri mari, ci sono ancora i guasti che vanno con la lampara a prendere il pesce. L'ulivo è nato 4 anni fa. Questo è un ulivo che è, diciamo, bello nodoso come i nostri, grossiccio, anche se poi ne facciamo di varie misure, piccoli, fino al 1,5 metri, 2 metri di ulivo. Sono tutti oggetti che si possono comporre tipo mosaico. Questi, come vedi, sono fatti uno diverso dall'altro. Come vedi non ce ne... Sì, sta qua sulla nostra volta. Madonna, me ne è sembrato vero. Sulla nostra volta sta lì. Poi ci divertiamo a fare questi balconi, infatti il progetto è questo, il balcone barocco. Il nostro Leccese nasce dalla pietra leccese, dall'architettura del barocco. Ci sono mamma, papà, e bambini vari, poi c'è il gechino che non manca mai, che è il simbolo del nostro laboratorio, e il nonno, la nonna, gli sposi sono divertentissimi, che si baciano. La prima cosa mi ha portato fortuna. Io vendevo ancora le ceramiche di altri artigiani, però i miei pacchetti e i miei clienti li facevo in questo modo, mi divertivo a fare queste cose qua. E devo dire che apprezzavano molto. Questo ti parlo di 15 anni fa. E poi però ha preso piede l'idea di poter realizzare anche qualcosa di mio, e automaticamente è venuto anche la ceramica. La chicca di questo pacchetto è il gozzo. E voilà. Castromarina è soprattutto il suo porto, la pesca, i frutti del mare, e Antonio e Antonio, come vedete, sono già pronti per il loro lavoro. Stiamo preparando le reti. Preparando le reti per la pesca. Stasera e poi le tiriamo domani mattina. Che cosa pescate? Questa è la rete che ci sono gli scorpi, le triglie. Triglie? Sì, buone. Tutto quello che ricade. E adesso andiamo a conoscere Antonio. Sì, ciao, esatto. Antonio. Buongiorno. Antonio, conosciamo Antonio e la sua barca che si chiama? Chicchina. Sì. Che ci porterà dove? Per visitare le grotte. Magari un giretto qua nella baia di Castro. Adesso partiamo e andiamo alla scoperta del mare di Castro. E dal mare è possibile vedere anche la macchia mediterranea, costituita da una fitta vegetazione spontanea. Ci sono i boschi e poi c'è la macchia bassa. Per tutta la costa, falesie subverticali, spesso molto elevate. E poi ci sono le grotte costiere, fratture e cavità derivate dall'ampliamento dei condotti carsici e dalle marmitte costiere, che sono opera del moto ondoso. Antonio, qui dove siamo? Siamo alla grotta Palombara, è questa qui. È chiamata così perché ci abitano da sempre le colombe dentro. Qui siamo arrivati in una delle meraviglie di Castro, famosa in tutto il mondo, la grotta della Zinzuzza. Il nome è stato dato da queste stalattiti che scendono come degli stracci vecchi, è un termine vecchio, zinzuli. Beh, qui siamo nella zona della conca, il primo affioramento dell'acquifero che è all'interno di Grotta Zinzulusa. Ne abbiamo due importanti, la conca e il cocido nella parte più interna, ma poi abbiamo un'altra piccola, apparentemente una piccola pozzanghera. Nella zona della conca è stata una delle zone più frequentate di Grotta Zinzulusa nella preistoria. Tanto è vero che all'interno di questo bacino, ad una profondità fra i 2,5 metri e i 4 metri, noi ancora ci sono resti del neolitico. Cosa voglio dire? Ci sono delle anfore, ci sono
rimanenze di quella che era un po' un'abitudine, a quanto pare, dell'uomo del Neolitico, di offrire ad una divinità dell'acqua, della grotta, offrire omaggi, doni. E questi doni venivano offerti in queste ciotole, che poi si sono un po' disfatte. Questa era una grotta utilizzata per attività religiose legate al mito dell'acqua, come dicevo, per cui da qui sono passati un po' tutti, dall'uomo del Neolitico fino al periodo romano. Per esempio, abbiamo trovato, e sono conservate al Museo di Maglie, anche delle statuette. C'è una simpatica statuetta di un Afrodite con un tutto sulla spalla, quindi dobbiamo pensare ad un utilizzo quindi rituale di questo luogo. Questa è l'unica pietra dipinta di Grotta Romanelli, che risale ai 12.000-10.000 anni da noi. Presenta un motivo a pettine su 5 linee. Secondo qualcuno potrebbe indicare un insieme di animali. Un insieme di animali come se quelle gambe, quelle M, fossero le gambe degli animali, quindi un insieme di animali. Ed è qualcosa di raro trovare una pietra dipinta risalente a questo periodo. Questa è una delle incisioni più importanti della grotta, rappresenta un bovide trafitto dalle zagaglie, quindi un bosso primigenius, della meglio conosciuta in campo della preistoria. Ve ne sono altre incisioni sulle pareti e sulle volte della grotta, soprattutto motivi fusiformi, di cui non si sa in realtà il reale significato. Invece di questo si pensa potesse essere un rito in cui i cacciatori, prima di andare a caccia, realizzavano proprio questa incisione, sperando che durante la caccia potessero effettivamente catturare animali di questo tipo. Questa è la Grotta Azzurra, è chiamata così perché dall'interno si vede il colore dell'acqua celeste, azzurro. Antonio, però non è una guida turistica, si è improvvisato guida turistica oggi per sì, noi. Infatti, io sono pescatore. Grotte e canali carsici, spesso attraversati da acqua dolce che si riversa in mare sotto forma di sorgenti costiere e di sorgenti sottomarine a bassissima temperatura. È buona quasi da bere quest'acqua. Per Castro si conclude qui, davanti a quella che a Castro viene chiamata Apetra. Perché? Sì, Apetra, cioè proprio come pietra, di fatto invece è un ritrovamento dal punto di vista archeologico veramente molto molto importante, trovato tra l'altro casualmente durante dei lavori di ripristino della fognatura. E alcuni operai hanno trovato questa pietra, quindi in maniera molto solerte hanno subito allertato la sovrintendenza e si è capito che è una pietra di epoca greca, difatti rappresenta quello che poteva essere il pronao di un tempio greco. Anche noi, come la pietra di Castro, vi salutiamo guardando il mare.